naturalmente ci troviamo con colui che ha una parte molto importante. Se gli abiti sono importanti, anche il viso è una cosa eccezionale. Marco Mannozzi ha il compito, naturalmente, non solo di curare Joy Squillo, che conosciamo tutti, ma anche tutte queste bellezze che qui si stanno preparando per questa sfilata importante. Una sfilata dedicata all'ecologia, per i temi che si esprime questa sfilata, voluta fortemente. Ma noi a Marco vogliamo chiedere: che cosa vedrà il pubblico così esigente di Forte dei Marmi dalle vostre mani? Io credo che ci sia solo da ammirare e dello splendore. Beh, Forte dei Marmi è un pubblico meraviglioso, quindi sono abituati a tutto. Io vengo qui con la mia equipe, portiamo un trucco, a parte la linea Mannozzi, che è un trucco naturale, quindi a base di quiseto, pantenolo, quindi ha a che fare molto con la parte bio, no? Biologica, e niente, e poi cerchiamo di dare un pochino di fantasia e di estro alla sfilata. Già ci sono gli acconciatori che sono bravissimi, stanno facendo delle acconciature meravigliose, e noi enfatizziamo tutto con il trucco, con i colori, con delle ciglia finte. Ho fatto ora delle ciglia proprio di cartoncino, che sono particolari, lunghe così, non so se le avete già viste, sono lì fuori con queste ballerine, insomma diventa una cosa particolare. Alice nel Paese delle Meraviglie. Senti, ci fai quasi sognare con questo Alice nel Paese delle Meraviglie, ma la cosa più bella che tu ci hai detto è che questi prodotti sono tutti biologici, no? Quindi vi avvicinate ai prodotti naturali. Certo, certo. Quindi questo vuol dire salvaguardare anche la pelle di coloro che li usano. Sì, io sempre, diciamo che questa è la mia linea, diciamo, è l'essenza di 30 anni di lavoro e di un sacco di domande, di richieste della mia clientela. Io sono riuscito, insomma, a dare l'essenza, a raggruppare tutto quello che è la mia esperienza e metterla tutta nella mia linea, ed è molto compatta, ma pulita, linda e... Tra i VIP e le tue modelle, falla vedere, tra i VIP e le tue modelle, chi è la più esigente? Sono tutte meravigliose, io sono un fan delle mie clienti, sono tutte meravigliose, e non lo so, tante ne posso dire, insomma, Ferilli è stata una carissima, poi Ornella Muti, le più grandi, insomma. E poi, tra l'altro, anche tutte le altre modelle, anche il signore di casa, che se vogliono le trucchiamo pure loro, e sono le persone più belle, insomma, no? Le casalinghe. Hai detto una cosa fondamentale: lasciamo lavorare Marco Mannozzi con la sua linea, naturalmente, va da Joy Squillo, pronto per essere pronta tra poco, perché sarà proprio Joy Squillo a presentare questa splendida serata. Grazie Marco, buon lavoro, grazie. Ci addentriamo qui proprio nei camerini allestiti in questa splendida piazza, centriamo di cogliere qualche cosa in questo backstage. Ecco qua, allora, prova un po' a guardare da questa parte. Ci vuoi dire che capi indosserai questa sera e come ti chiami? Mi chiamo Martina, ci saranno diverse uscite, partiamo dai costumi da bagno, avremo anche dei gioielli, dei vestiti da sera, ma anche vestiti casual come Martina qua. Sì, Martina. Senti Martina, da dove vieni con questa bella R, questa bella S squillante? Sono di Milano, ma la R ce l'ho così. Da quanto tempo sfili? Da 4 anni. Senti, la tua passione è naturalmente fare la modella. Sì. Consiglieresti a delle ragazzine che sognano di fare questo mestiere, e come ci si approccia seriamente a questo mestiere? Come tutti i lavori bisogna essere seri, essere costanti nelle scelte, quindi tenere gli impegni stabiliti. Qual è la differenza tra camminare per la strada e sfilare su una passerella? Quando bisogna sfilare su una passerella devi far vedere l'abito che indossi e valorizzarlo al meglio. Quindi tu passi in secondo piano rispetto all'abito? Che domanda. No, beh, siamo comunque due cose insieme che devono andare bene. E la simbiosi, ecco, vedete, la modestia, grazie. E qui ne vediamo un'altra bella questa capigliatura, tutta ricciolona così. Come ti chiami? Elena. Ciao Elena. Ciao. Scherziamo molto in questo backstage, scusa le spalle, prego, mettiti qua. Allora. Così leviamo un po' d'ansia, ci divertiamo un po'. Da dove vieni? Milano, in realtà Milano. Sono di Vinovo, in provincia di Torino. Bene, senti, queste ciglione, ce le sbatti un pochettino queste ciglione, guardate che roba. Senti, io so che queste sono ciglie particolari, ci vuoi spiegare? Sì, in realtà me le hanno incollate, magari fossero mie, però vabbè, dopo me le ritolgono, per cui torno naturale. Ma mi dicono che sono fatte con un materiale abbastanza
abbastanza naturale. Mi chiedi troppo. Non lo sai. Non lo so. Però invece me l'hanno spiegato. Sì, allora spiegamelo. No, dicono che queste vengono derivate appunto da dei prodotti che non creano praticamente delle allergie, sì, quindi sono prodotti anche, molto selezionati. Anche la colla con cui appunto me l'hanno incollato e non crea allergie assolutamente. La linea che indosserai questa sera? Un po' di tutto, si parte dal casual fino ad arrivare ad abiti fatti di carta, molto particolari, con un grosso fiocco. Ecoradio, lasciateli perdere, ve lo garantisco, lasciateli. Fidanzati, ci siamo già fidanzati per lei ormai. Sono innamorato delle mie ciglia, anche lui. Senti, dice che me le presta. Ciglia. Tu sei molto giovane, però ti faccio una domanda da $1 milione. Guardalo bene, a chi assomiglia? Da un attore che non c'è più? Un attore che non c'è più. Ma io c'ero quando c'era l'attore. Sì, forse eri piccolissima, però se ne è parlato molto. Dai, su. Ting. A chi assomiglia? Ting, ting. Il sorpasso, ti dice niente. DiCaprio, poi... DiCaprio? Ma che lui l'ha detto, ti piacerebbe? Sì, va. Diglielo, bene. Pitt, ti piacerebbe? Jack Nicholson. Il sorpasso, mi viene in mente... Aspetta, te lo dico in un'orecchia. DiCaprio dopo l'incidente. Ma chi? Ah, Gasman? Ma il padre? Da giovane, no, il figlio. Okay. Vittorio da giovane nel film Il Sorpasso. Insomma, cioè, vabbè, niente. Care cose, magari, queste cose non si dicono in televisione. Oh, naturalmente qui continuiamo a spaziare in mezzo, vediamo. Oh, vediamo qua. Altro volto, bello, solare. Come ti chiami? C'era Numa Ecos. Numa Ecos. Numa Ecos, da dove vieni? È italiana, però questo è un nome d'arte. Nome d'arte, Numa Ecos. Esatto. Allora. Tu cosa indosserai? Quali sono i capi e chi è la tua stilista? Beh, allora, tantissimi capi diversi, stilisti diversi. Allora, inizierò con degli abiti in carta, e cioè abiti realizzati da stilisti emergenti molto particolari, innovativi. E poi invece altri abiti più casual, diciamo, più sobri. Ti faccio una domanda abbastanza particolare. Sì. Che cosa si prova indossando degli abiti in carta? A pelle, cosa si sente? Diciamo ci si sente assolutamente a proprio agio, sono molto comodi da indossare assolutamente come un vestito normale, quindi molto belli. Riusciremo a avere l'usa e getta anche dell'abbigliamento? Certo, perché no? Assolutamente sì, sarebbe anche una cosa positiva diciamo per l'ambiente, no? Quindi è lo stesso un abito elegante, si può indossare per un paio di volte e poi magari cambiare? Assolutamente sì, esatto. E beh, se tutto ciò è ecologico, signori, signore, signorine, quindi... compratevi un abito di carta, ma che sia strettamente ecologico.